l'isola maggiore del lago Trasimeno. Qui siamo davanti alla chiesa di San Michele che risale al XII secolo. Vi ho preceduto! Questa è la chiesa di San Salvatore e anche questa chiesa è del XII secolo. Chiesa del Buon Gesù. Risale al periodo XV-XVIII secolo. Allora Lorenzo, fagli vedere come si sale sulla singola. Lasciateli quella doppia. Adesso guardate Lorenzo che vi fa vedere come si sale sulla canoa singola. Che non vada via quella doppia però, che non prenda via. Niente, fai ti alzi, ecco. Rientro? Qui avevamo fatto quella doppia, più o meno uguale, più o meno. Ad uscire fai la manovra rovescio. Cos'è che c'è? C'è un secchiello. È bello, no? Noi andiamo. Sì, si è andato. Chi è quello là da solo? Il gol. Non riesco a riprenderlo. Dopo manca solo io e Amedeo. Dopo Amedeo prendo la singola dopo. Sbarcate là. Gregorio, dai il cambio a Giacomo. Sono 7 km e mezzo perché uno direbbe molto. 7 km. Sono 7 km. Come dire da qui a Macerone. La canoa si gira. No. Sì, ragione, gira attorno al resto. Riprendiamo un pochino il principiante? Sì. O il maestro? Il maestro. Devi cercare di andare più dritto possibile. Guardare qua. Un'azzardata manovra. Uno che in canoa penso ci sappia andare poco. Ma no. È una prova semplice. È semplicemente una prova, un ammaestramento, vero Lorenzo? Un ammaestramento. Poi ti facciamo piano piano, lo facciamo rallentatore. Tu quando sei giù, vedi te se questa roba è tenuta.
così, vedo che ti rovesci. Guarda, prendi, sei già fuori. Rovesci la canoa e prendi in mano la pagaia. Sta viva, non si apre. Pronto? Facciamo la prova Gregorio. Gira e prendi subito la pagaia. Ok. Ma che cacchio, riprendi? Cosa fai? Buongiorno cari telespettatori di Teleosservanza. Io e il mio collega siamo due inviati speciali qui al campo degli scout nautici del reparto Croce del Sud che si risiedono all'Osservanza per mostrarvi un po' la vita degli scout. Come chi siamo? Buongiorno cari telespettatori di Teleosservanza. Io e il mio collega siamo degli inviati speciali nel campo nautico Croce del Sud qui per mostrarvi un po' com'è la vita degli scout dell'Osservanza. Intervistiamo un nostro compagno di squadriglia. Allora, prima dobbiamo spiegarvi che cos'è la squadriglia. Allora, la squadriglia è una suddivisione del reparto. Il reparto è un gruppo che raccoglie i ragazzi scout dai 12 ai 15-16 anni, dai 10 ai 16 anni, e si suddivide in squadriglie. Il nostro reparto è diviso in tre squadriglie: gli albatros, i trichechi e gli squali. Vediamo le tende. Vediamo le tende. Quella è la tenda degli albatros. Là c'è anche la loro cucina, che è il sottocampo, costituita dalla cucina, piano cottura e il tavolo dove mangiano. Quella è Mattia, squadriglia squali, il vice capo squadriglia. Dai, le altre. Lì c'è la tenda della squadriglia trichechi con il vario sottocampo. Appena nata. È una squadriglia nata da appena da un mese e raccoglie Aspetta, fermo un attimo, se dico così. Quella che vedete adesso è la tenda dei trichechi e quello lì è il loro sottocampo. Quello è Amedeo, un nostro grande compagno di reparto. Là invece c'è la tenda degli squali con il loro sottocampo. Lì invece abbiamo i giubbini di salvataggio e i remi delle canoe. Lì c'è l'altare. Lì c'è l'altare, mentre dietro al mio collega c'è la campana, che viene utilizzata varie volte al giorno per la sveglia, ad esempio la mattina, e per chiamarci invece in quadrato, dove vengono dati vari avvisi ed è un punto di incontro durante la giornata. Lì invece ci sono i vari turni di lavaggio e di preghiera. Lì invece abbiamo il barometro e gli altri due strumenti che rilevano rispettivamente l'idrogeno nell'aria e il tempo.